rispondendo alla domanda. È quello, sì. No. Beh, ok, cancella. Asanwa, baby. You see how we click on that, baby. I don't feel like it, don't get a mighty. Uju. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come vedete, ho riportato mia mamma sul mio canale, come mi avete chiesto. Praticamente su Instagram c'è questa nuova cosa dove puoi chiedere alle persone che ti seguono di farti delle domande. Quindi mi chiedete sempre di portare mia mamma sul mio canale. Ho deciso di chiedervi di farmi delle domande e mi avete fatto alcune domande. Cosa direbbe se sua figlia si innamora di qualcuno che a lei non le piace? Se uno si sfidanza con uno stupido che non mi piace, non mi piace. E niente, non vuol dire niente. Però non mi piacerà mai. Okay. Descrivete il momento più bello che avete vissuto insieme. Beh, quando eri nata, ovviamente. Quando sei nata finora. Per quanto riguarda me, invece, forse quando ero piccola e siamo andati a Gardaland, mi ero divertita un sacco, infatti ancora mi ricordo, quindi secondo me quello è stato uno dei momenti più belli. Perché alle mamme africane non va giù il fatto che la propria figlia adolescente abbia delle relazioni o un fidanzato? Non è chiaro la domanda, cos'è, non ho capito. Perché alle mamme africane non va giù il fatto che i loro figli adolescenti abbiano un fidanzato? È quella la domanda. Io voglio bene ai miei figli e quando si crescono bene per ogni stage of their life, ogni graduale, come si dice, grado della loro vita. Man mano che si crescono ci sono dei livelli e in più là fino alla sposata avere famiglia. E questo vabbè, non hai risposto però. Vabbè, come hai fatto a presentare a tua mamma per la prima volta al tuo fidanzato? No, infatti non mi ha mai presentata. Io sto ancora cercando, non c'è mai stata. Io non ho mai portato nessuno a casa, forse perché non credo sia arrivato il momento giusto, e quando arriverà il momento giusto ovviamente lo farò. Tornerete mai in Italia a vivere? Non torno a vivere ad Italia. Siamo appena tornate comunque dall'Italia. Sì, ho sempre andata, ma a vivere, beh, se non c'è lavoro lì come faccio? Sì. Come ho già detto, siamo appena tornate dall'Italia, è stato bellissimo, faceva caldo, cibo di qua e di là, però per quanto riguarda la situazione lavorativa e la situazione politica in Italia, non credo che io ritornerei a vivere lì. Quanto tempo eravate in Italia? Io ho vissuto in Italia 20 anni. Se qualcuno volesse trasferirsi in America o in Inghilterra, che cosa consigli di fare? Ma di che cosa? Di trasferire come? Devi avere i soldi in tasca, no? Molte persone pensano che trasferirsi in un altro paese sia facilissimo. Ovviamente è bello perché poi vedi le differenze, però non è una cosa facile. Infatti io mi ricordo ancora che non è stato facilissimo. Però come ha detto mia mamma, direi di risparmiare se volete andare in un altro paese, perché alla fine, all'inizio, molto probabilmente non lavorerete, cose del genere, quindi vi servono i soldi. Per tua mamma, Si ricorda se Linda faceva i capricci da piccola? Beh, Linda non ha mai fatto capricci, eccezioni, come si dice. Ha sempre una bambina quieta, obbediente, brava. E voleva mangiare, si mangia e via. Non è capricciosa a quando era bambina, ecco. Io invece mi ricordo che facevo un po' i capricci quando volevo uscire per giocare. E non potevo. È ovvio che non puoi andare a giocare palloni fuori con bambini. Quindi facevi, ecco, capricci per quello. Beh, non è talmente capricci, però sai, vuoi andare a giocare, non si può, ma insomma. Avete mai affrontato il tema fidanzati quando eri più piccola con tua mamma cosa ne pensa? No, io non mi sono fidanzata, insomma. Mamma, no, non hai capito. Come? Se noi due abbiamo parlato di ragazzi quando ero piccola. No, non ancora, no. Scusate, comunque ho la tosse, si è sentito un po'. Farete un video dove cucinate un cibo africano? No. Sei fiera delle figlie che hai? Cresciuto grande, però adesso che sono grande un po', cioè, non è che mi piace tanto come comportano, ecco.
Perché, scusa? No, a volte non ascoltano quello che dico. Non ha scritto, a volte non vorresti essere maschio così non provi dei dolori quando ti fanno le treccine. Mamma mia, io questo non lo so, non so dire niente. Ciao Linda e ciao Anti, volevo chiedervi com'è stato trasferirsi dall'Italia al UK e quali sono state le differenze principali. Aveva già detto quella domanda. Le differenze principali però. In Italia è un paese che mi piace, ovvio, però ci sono delle varietà che non è uguale, non ci sarà mai. Ovvero? Vero lavoro, vero everything sociale in questo paese diverso dall'Italia. Hai avuto difficoltà a crescere i tuoi figli in un paese straniero? In Nigeria li avresti cresciuti in un modo diverso? Avrei avuto proprio contenta di essere con i miei, con tutti i miei relatives, come si dice? I miei parenti, i miei cugini, miei, tutti mi dovevano essere circondate, ma invece ho dovuto fare questo da sola, grazie a Dio. L'unica cosa è che sarò sempre con i miei figli, perché io amo i figli sono una benedizione da Dio, e quando ce l'hai hai bisogno di fare quello, cioè per portarli avanti, per farli crescere bene, per crescere i figli per bene, per stare vicino ai figli, per crescerli in modo giusto, mandarli a scuola, stargli dietro, li curi, li ami, li... Per esempio, i miei figli sono, diciamo, l'unica cosa che io dico, ok, c'è qualcosa bello nella mia vita, ok. Per quanto mi è successo nella vita, a quel punto, per quello non li mollo mai. Cosa pensi di quelli che pensano che gli africani stiano rubando il lavoro agli italiani? Rubare, non rubare, ma adesso chi ruba cosa e come? Quando ti senti con un ragazzo, tua mamma inizia già a pensare in grande oppure ti chiede prima? Cosa vuol dire? Tipo, se sai che, cioè non lo so, mi sto sentendo con un ragazzo, inizi già a pensare quando ci sposeremo e cose del genere. Ovvio, perché se voi decidi di essere insieme bisogna pensare al futuro, perché non è mica che si fidanza per un momento e via. Certo che si pensa di futuro, di per bene, ovvio. Con che tipo di ragazzo ti vorrebbe vedere tua madre? Come ha già detto, secondo me è con una persona intelligente e non lo so, a me personalmente non piacciono le persone non intelligenti e le persone pigre. Però, non lo so. Quanti nipoti speri di avere da Linda? Okay. Perché la decisione sarà tua, poi dirai che poi avrai i figli che non... Beh, spero che devi decidere di avere, perché mi piacciono i bambini. Quando andrete in vacanza in Nigeria? Anche oggi vado. Come è cambiata la vostra vita dopo che vi siete trasferite in Inghilterra? Siete andate in university, siete cresciuti. Siete maggiorenni e ragionate con la vostra testa. Per quanto riguarda me, sinceramente mi ha dato modo di scoprire un pochettino più me stessa, scoprire la mia cultura africana. Ovviamente ho più opportunità essendo qua in Inghilterra e sento più sicura di me stessa adesso. Cosa vorreste avere ognuno dell'altra? Per quanto riguarda mia mamma è una persona che non va in panico mai. Mai, non le succede mai. In qualsiasi situazione lei non va in panico, non si preoccupa, sa che ci sarà un modo per risolvere quella situazione. E io invece sono un po' più ansiosa, mi preoccupo un pochettino di più e cose del genere. Di te sei una ragazza seria, che sa quello che vuole, solamente che tu quando non vuoi fare una cosa, non vuoi fare una cosa. Okay. Praticamente se io voglio fare una cosa ci metto praticamente il 100%, se invece non voglio fare una cosa e dico che non la faccio, proprio zero. Aspetta, questa è bella. Quando hai partorito Linda, qual è stata la prima cosa che hai detto dopo che l'hai vista? Io non ho detto niente, non dico niente, vedo bambini e bambini. Ogni madre che partorisce vuole bene ai bambini, sai che male? Sei liberata di questo dolore, no? Ah. E poi sei contenta. C'è la contentezza quando è partorita.
niente. Com'è il vostro rapporto in questo momento? PS, siete bellissime. Il nostro rapporto in questo momento? Beh, siamo contenti. E ci vogliamo bene. Punto. Se avete altre domande scrivetemelo qui sotto, comunque mi dovete seguire su Instagram se ancora non lo fate, perché alcune volte vi faccio delle domande e vi chiedo di chiedermi qualcosa così posso fare questo video. Spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo presto con un altro video. Ciao! Ciao!